Siamo al Senato con Angela Margiotta, presidente di Farmacista Insieme, per parlare oggi di sexting e revenge porn. Ecco, voi di Farmacista Insieme vi occupate da anni di questi temi, non è la prima volta. Che cosa state facendo su questo fronte? Noi da sempre ci occupiamo di violenza con il progetto Mimosa, un progetto presente nelle 20.000 farmacie italiane contro la violenza di genere. È chiaro che il revenge porn non è altro che una forma di violenza ancora più subdola. Quando ne ho parlato con Giorgia Butera, la presidente di Mete, sono rimasta veramente inquietata da tutto quello che mi ha raccontato per quanto fosse dilagante. Il problema è anche poco conosciuto, quindi sicuramente le farmaciste insieme sono vicine a Mete per la diffusione di questo progetto e siamo pronte praticamente a portare avanti questo progetto che in questo momento cresce veramente in maniera esponenziale. Noi ci siamo.